tema di oggi è un tema particolare, è un tema intanto che si propone in una giornata diversa da quella abituale, perché ci faceva piacere che sia la signora Olga Ceramella sia come si qua vieni per arrangiare, io tanto starò in piedi perché ho questa seggiolina di sotto, che sia lo stesso assessore Cervoni in qualche modo sono i fautori di questa ventilata trasformazione della toponomastica cittadina, tant'è che un'apposita commissione è stata nominata e ne fanno parte l'architetto Aureli, la Olivia Bruschettini e Rossano Mattotti. La cosa che ci ha un pochino sorpreso e ci ha dato una certa scossa è stata la notizia soprattutto di una trasformazione di una strada in particolare, poi ci torneremo sopra. La presenza di Stefano Adami è una presenza non provocatoria, ma io siccome lo conosco è un polemista in senso buono, cioè è un ottimizzatore di quella che può essere a volte anche l'intelligenza pratica del fare le cose in un certo modo, perché anche nella pubblica amministrazione a volte le cose vanno fatte con grano salis, non spinti solo dall'osservanza delle norme o delle circolari. E quindi l'averlo qui con noi ci permette, ci fornisce un supporto importante. Io quindi ringrazio la Ceramella, ringrazio i nostri amici, sono presenti, ringrazio voi. E perché questa nostra attenzione? Intanto la toponomastia è qualcosa che ci appartiene da sempre, perché Grosseto ad esempio fece una trasformazione straordinaria della toponomastia cittadina nel 1860, quando tutta una serie di vie, via del Cacio, via dell'Amore, via del Sole ed altre ancora, cambiarono denominazione e acquisirono delle denominazioni di tipo risorgimentale, erano motivate proprio da questo affetto, da questa sorta di attenzione e anche di vissuto. E quindi il corso, che si chiamava Via Colonnella, cambiò nome, anzi si chiamava dalla Porta Nuova fino a Ghetto, si chiamava Corso Carlalberto. E poi nuova piazza con Piazza Solferino, Strada Goldoni, Via Varese, e Via Garibaldi, e Via Manini, che sono rimaste poi alla fine. E così via. E sono sparirono allora vie più, se vogliamo, suggestive, e oggi ci piacerebbe anche che ci fosse una sorta, passatemi in termini, di sottotitolo, no? Cioè sapere che Corso Carducci era Corso Carlalberto, o Strada Garibaldi era Via della Fortezza, detta anche Via degli Ariosti, e così. Cosa è successo? È successo anche un'altra cosa. Io anni fa ebbi modo di apprezzare un lavoro fatto dal dottor Pozzi. Il dottor Pozzi fece un libricino della toponomastica cittadina. A distanza di qualche anno io feci qualche cosa di diverso, con uno spirito diverso, in una veste anche diversa, che era questo stradario massonico grossetano. Massoni a quali Grosseto ha dedicato una strada. E partivo proprio da quelle ragioni che accennavo, cioè dalle ragioni stesse, come dicevo in preparazione, che in qualche modo il Comune ha sempre guardato a figure, a soggetti che sono stati rappresentativi di qualche cosa. Sono state dimenticate però figure altrettanto importanti, se mi permettete. Io facevo presente che personaggi come Enrico Fermi, come Cesare Beccaria, come Alexander Fleming, come Benjamin Franklin, insomma, come Gian Domenico Romagnosi, un giurista, grande rappresentante dell'illuminismo italiano, sono stati dimenticati. Oggi si assiste a questa novità, ci fa piacere. Sappiamo anche che la procedura è una procedura che al di là di quello che può essere il volere
praticamente essenziale e necessario. Ecco, ci faceva piacere tanto aprire per sapere da Cerponi, non c'è, ma dalla consigliera Olga Ciaramella, questa idea del occuparsi subito della toponomastica, da che cosa è stata mossa la regione Valle d'Aosta.